Ehi, hey, gente, questo è il benvenuto con una puntata su Daylong Dark modalità Tales from the Far Territory. Siamo ragazzi nella stazione meteo, arrivati proprio per un pelo, per un rotto della cuffia, perché stavo per congelare a bestia. Ho l'affaticamento ridotto perché ho tirato giù il caffè come se come se non avessi altro da fare. Quindi mi sono bevuto due caffè perché c'era un'arrampicata, maledetta, quella non me l'aspettavo. E niente, ora l'idea è di esplorare questa zona umana, magari stavolta attendo per appunto una notte d'aurora o una giornata di nebbia, per proseguire con la nostra missione di Tales from the Far Territory, quindi l'episodio 3. Scatola di metallo? Segaccio richiesto per frantumare sta roba. Lo so, non so onestamente cosa debba fare, ma credo che comunque la mia radiolina fidata mi indicherà la prossima destinazione. Quindi ora come ora esploriamo questa zona alla ricerca di provviste. Non che non ne abbiamo, però trovare qualcosa di interessante non ci farebbe male. Magari anche un oggetto caldo, calduccioso, tipico di questa run. Flanella logora, questo non è molto calduccioso. Per carità, la flanella riscalda, ma pizzica. Odio le camicie di flanella. Hai bisogno proprio della canottiera sotto, della maglietta, perché sennò ti pizzica. Ma comunque, anche se la canottiera sotto, non so, forse sono io che sono intollerante alla flanella o qualcosa, ma mi pizzica proprio le braccia, no? È terribile. Antisettico. Quindi no, non ho quasi nulla in casa di flanella, proprio perché mi fa un... acciarino. Peccato che ne ho tipo tre. Sto facendo la collezione di acciarini. Oh, guarda. Oh, parca urbano. Porco urbano. Questo è buono, Non così buono, apparentemente. Mi ricordavo male. Parca da escursione è praticamente l'unico abito in vanilla che è proprio migliore di quasi tutto, se non del cappotto d'orso. Ma parca urbano mi ricordavo che desse tipo 3 gradi, ma facendo i calcoli da 2.5 allora. È un oggetto rarissimo, rarissimissimo, nonostante dia 2.5. So che è uno degli oggetti più rari, insieme al parca da escursionista. Quello è il migliore di tutti, proprio. Quello lo trovate forse nelle cassaforti. Mi è capitato di trovarlo molto spesso. In quale città? Perché c'era una rosa canina dentro questo cassonetto? Nelle Coastal Highway, la città nella regione Coastal Highway, che sarebbe l'autostrada sul mare, lì ho trovato molto spesso il parco urbano dentro le varie case, ma a parte quello non l'ho trovato da nessun'altra parte. Sì, c'è la probabilità in ogni regione, ovviamente è tutto randomly generated, ma per mia esperienza l'ho trovato quasi sempre lì, in Coastal Highway. Ma non spawna in difficoltà interloper e ovviamente Misery Mode non spawna, quindi sappiate di... guarda qua! Sappiate di non cercarlo, perché non lo troverete mai. Qui c'erano i guanti, qui cosa c'era? Non mi ricordo. Allora, che cosa possiamo fare? L'idea è di... Cosa? Mi fate trovare una barretta in cattivo stato? Mi darà sicuramente intossicazione alimentare, ho bisogno di dormire 10 ore? Il fatto è che se dormo 10 ore con intossicazione alimentare non mi curo, è quello il punto. Allora, facciamo così, mangiamo queste, se mi becco l'intossicazione alimentare con questo, mi mangio anche quella dello 0%. Se no, dormiamo tranquillamente. Devo dormire in ogni caso, tanto devo recuperare la stanchezza, quindi... cosa? Non ho più sete. Quindi lasciamo qui la roba. Ma una cosa che posso fare anche, prima di andare a dormire, è quella di esplorare i vari edifici. C'era un hangar, c'erano molte cose interessanti, quindi vale la pena esplorare. Perciò usciamo da qui. Ho un pezzo di legno che mi sono portato solo perché... non lo so. Sembrava una bella idea sul momento. Comunque sì, questo è rarissimo. Anche se... perché comunque pesa un chilo, ma ti dà tutta quella roba. Un chilo per 2.5 gradi è ok. Non è il migliore dei vestiti, ma un chilo per 250 grammi, per 2,5 grammi, è un ottimo scambio, specie se vuoi viaggiare leggero. Ovvio, non torna molto utile nelle modalità dove fa molto, ma molto freddo, ma in condizioni normali, come per esempio in Interloper, Stalker, dove magari vuoi viaggiare leggero, avere un chilo solo per 2,5 gradi, rispetto magari a 2 chili per 3, vedete che questo pesa 2 kg e mi dà 3, per 0,5 gradi,
Secondo me vale. Però vi ripeto, è molto raro. Già il fatto di averlo trovato mi fa capire che quello è il tesoro di questa zona. Meglio non troverò, credo. Poi magari mi sbaglio, eh. Magari troverò altri tesori. Ma quello lo considero un tesoro io, perché è veramente, veramente raro. Ora non sto trovando quasi nulla. No, 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 no. Dropperemo la roba quando lo dirò io. Tu inizia col cercare. Continua col cercare robetta. Strano. Questo è un garage. L'ho chiamato hangar, ma è un garage. Ma non ho trovato niente dentro. Mi aspettavo qualcosa di un po' più interessante. Apparentemente niente. Peccato. Accato. Mi ha deluso come al solito, signor Bond. Pensavo che mi avrebbe intrattenuto un po' di più. Quindi l'obiettivo di questa puntata è semplicemente aspettare la notte di Aurora e un piccolo generator e nulla. Proseguire con la nostra missione. Quella la devo riparare per caso? Avrò una stazione di controllo. Oh, c'è del sangue. Qualcuno è... No, è ruggine. O è sangue. Sembra più sangue in realtà che è ruggine. Qualcuno è morto. Vabbè, sicuramente qualcuno è morto in questa regione. Perché sennò credo che starebbero qui a lavorare, no? A pieno regime operativo. Signore! La stazione meteo è molto utile. Possiamo dire... una casaporta. Possiamo dire che fa molto freddo nella regione. Minchia, siamo in Canada. Grazie, Sherlock. Fa molto freddo. Ok. Facciamo veloce. Quindi giriamo. Ok. 45. Cosa? Era 43, non era 45. Un bastardo. 43. Sei una merda, sei. Guarda quanto mi fa viaggiare sto strunzo. Guarda quanto mi fa viaggiare, oh. Maledetto. 43 45. Mi è già capitata questa combinazione. No, è 43, 45, 44. Ti fa fare il giro il bastardo. No, 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 guarda che... Guarda, mi è già capitata. Non mi ricordo in quale run, forse è stata in Misery Mode. Mi era capitata questa combinazione. Sì, c'è un set di combinazioni... Boh. C'è un set di combinazioni predefinito, quindi generalmente se ti capita una combinazione potresti riconoscerla. Potresti riconoscere le cifre seguenti. Questa è una di quelle situazioni. Attrezzi di qualità. Sono migliori degli attrezzi normali. Nient'altro da dire. Cioè, durano di più e ti diminuiscono ancora di più il tempo necessario per costruire un oggetto. Hanno eliminato la squadra scientifica e inviato me. Credo che non abbiano molta fiducia nelle previsioni meteorologiche qui. Fa sempre freddo. Cos'altro devi dire? Signore, fa freddo. Ottimo, ottimo, grazie. Così nella TV canadese dicono: oggi in Canada fa molto freddo. Chi l'avrebbe mai detto vicino al polo, no, al polo nord? Almeno posso tenere le luci accese. Ma ora mi hanno detto che anche i rifornimenti sono dimezzati a causa di uno sciopero nel continente o una cosa simile. Non posso mangiare le mie scorte di munizioni. Quindi... Dove sono le tue scorte di munizioni? Fermo, no, fermo. Quindi siamo solo io e il mio vecchio fucile, per ora. Dovrebbe bastare. Beh, puoi cacciare qualche bestiola. Ma dov'è che tieni le munizioni, amico mio? Fermo un attimo. Vediamo, quale altro edificio c'è nella zona? Il ragazzo dove potrebbe aver nascosto le munizioni? Fermo un attimo, cerchiamo di capire il picciriddu. Ci sono dei corvi che svolazzano lì, c'è un cadavere? No, dal modo in cui svolazzano perché c'è un corpo lì. Ah, eccolo là, c'è un cadavere lì, guarda lì. Vedi? Lì. Devo dormire perché sono lentissimo per la stanchezza. Amico mio, cos'hai di interessante? Hai delle munizioni, come avevi detto? Sei tu quello che ha scritto la nota? No. Che se fa paura quando c'è questo rumore. Meglio non cadere. Vediamo se c'è qualcosa di interessante da vedere finché non arriva la bufera. Questo... No, in realtà questo è vento di questa regione. Il valico sconnesso vedo che è molto ventoso, ma tanto ventoso. Qui c'è una macchina, il che vuol dire che c'è un modo per scendere. Credo. Muta. No, ok, devo dormire per forza. A parte che soffia il vento, ma... E tiene le munizioni. Il bastardo ha detto che ha delle munizioni. Non si può mangiare munizioni. Vuol dire che ha delle munizioni nascoste da qualche parte. Cos'è quella cosa? Oh, munizioni! Sì! Beh, è pieno. Beh! Umile, ma 5 colpi sono pur sempre 5 colpi. Lasciamo perdere.
Lasciamo perdere. La vernice spray ormai la odio. Io non riesco a capire neanche perché l'abbiano aggiunta. Ci stava su quella sfida. Scappa dal Dark Walker. Nulla da aggiungere. La parte lì è completamente inutile, secondo me. Completamente inutile. Vediamo come scendere sotto i 35 kill. Abbandonando la padella. Credo che sia un modo. Poi... in che giorno, visto che ci siamo, allora ripariamo questo. Non mi fallire, amico mio. Bravo, brava amica mia, hai ragione amica mia. Questo per ripararlo mi serve budelli seccati, non solo la pelliccia di coniglio, pure budelli seccati. E la madonna, sei stronzo. Questo va bene, 0.2 gradi. Questo va bene, questo va bene. Questo non va bene. Ripariamo anche questo. Non vi preoccupate della stanchezza. Non vi preoccupate della stanchezza, vi consuma solo 1% ogni ora, quindi ci vogliono 4 giorni a morire di stanchezza, 4 è 4 ore, 4 è 8 ore, sì, 24, no, 4 è 4 ore, 24, 48, 96, 4 è 4 ore, c'ho ragione. 10 ore, non ho acqua per resistere 10 ore di sonnellino, però posso bermi una bella Coca-Cola che mi darà l'intossicazione alimentare. Ok. Non sembrano dei pianti di fantasmi. Boh, 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 sembrava let me out. Fa paura. Fa paura. Devo dire che probabilmente sarebbe un'esperienza piuttosto spaventosa rimanere qui da soli, eh. Solo così. Svegliati prima. No! Era arrivata, me la son persa. Hai anche ragione, avrei potuto pensarci. Hai anche ragione. Perché mi ero dimenticato completamente l'obiettivo per cui sono qui. Aspettare una notte d'oro. Ho dormito come un pollo 10 ore. Più che altro era molto attraente il fatto di curarsi tutta la salute. Quella l'idea. Era quello che mi ispirava a farlo. Cristo santo, sono un cretino, sono. Vediamo che cosa c'è di qua, allora esploriamo. Ah, non è un ponte, è una staccionata. Sembra un ponte in realtà. Non c'è più nient'altro. Ah. Maledizione. Sono perso la notte d'aurora, quel che aspettavo così. Così tanta attesa. Cristo santo. Dove porta questa strada? Maledizione. Ah, guarda, un altro coglione si è schiantato. Ma il tronco che avevo visto che era connesso a questa regione dov'è? Ma guardate, si poteva salire semplicemente così. Non lo sapevo, ve lo giuro. Ho fatto tutto il giro di là per trovare il ponte, ma si poteva semplicemente salire. Si poteva semplicemente salire di qua. Ma guardate. Guarda, sono sceso. Ah no, c'è il ponte rotto. Ok, no, no, no. L'unico modo per arrivare allora era questo. Maledizione, oh, mi sono preso la notte d'aurora. Poteva anche questa durare un po' di più, su via, dai. Sono notti in cui dura fino all'ultimo secondo, che prima che sorga l'arba. L'arba. Sorga il sole. Arrivi l'alba. Questa volta si è spenta subito. Maledizione, che odio. Che odio. Sì, io lo so, anch'io avrei potuto dormire 6 ore, invece. Che non era essenziale curarsi di tutta quella salute. Ah, santa pazienza. Beh, stanchiamoci, nella speranza di trovare qualcosa. Giriamo. Che altro devo fare? Il tronco mi ispira più che altro. Avevo visto un tronco che si collegava a questa specie di roccia. Però non lo vedo più da nessun'altra parte. Non so se c'è qualcosa qui. Prima non l'ho investigato perché stavo morendo di freddo. Questo è carbone. No, è carbone vero. Perché pesa. Perché pesa di più. Nitrato di potassio. Con questo ti puoi fare la polvere da sparo. Una vita reale. Serve nitrato di potassio, carbonella e dello zolfo. Lo zolfo lo trovi dentro. Come che si chiama? Non mi ricordo. C'è comunque qualcosa che contiene zolfo. Una specie di concime che contiene lo zolfo in questo gioco.
e lo trovi per l'appunto nei supermercati o comunque raramente anche nelle altre zone. Anche il nitrato di potassio si trova semplicemente nei supermercati. Però per fare la polvere da sparo, ovvero la smokeless powder si chiama, oppure la polvere di polvere da sparo, fa fumo, non so perché si chiami smokeless powder, ma fumo lo fa. Serve, se non sbaglio, 70%. Non l'avevo visti, li ho visti tardi. Mi sarei potuto fare del brodino a sto punto. Serve un 70% di zolfo. No, 70-25-5. Non mi ricordo quale fosse nel 5%. Se non sbaglio è lo zolfo che deve essere il 5%. 25 di nitrato e 70 di carbonella. Qualcosa del genere. Qualcosa del genere, non me lo ricordo. Senti, non fabbrico ordini improvvisati, Non è che lo devo sapere. Anzi, il fatto di saperlo potrebbe mettermi in grosse difficoltà con le forze dell'ordine. Facciamo finta di non saperlo, che è meglio. Anche qua mi serve segaccio per frantumare. Pensavo fosse qualcosa di interessante. Maledizione, che bruciore aversi persi la notte d'aurora. Che bruciore. Ora che cavolo faccio? Coltello da cucina l'avevo visto, ma l'avevo ignorato per motivi di motivazioni. Beh, posso leggere dei libri a sto punto. Esco fuori, leggo dei libri e... che altro devo fare? Tanto... beh, potrei cacciare qualche animale... ah, ma perché mi spawni qua? Ma sei un maledetto! Ho delle rocce da lanciare addosso a questi piccioni. A questo punto veramente mi faccio del brodo. Non si, ce le ho delle rocce. L'ho visti qua. Dove sono? Ne sono andati. Maledizione. Però sì, generalmente i... eccolo qua uno. No, no, no! Ah, che cacchio! No, no, non scappare! Non scappare! No, troppo forte! Troppo forte! Non dovrei godere così nell'eliminare un povero piccioncino. Spero che abbia almeno un chilo o più. Ma se ne sono andati. Guarda che despona tra poco. Non credo, credo che sia già immortale. E non sono così propenso a sprecare onestamente delle munizioni. Però potrebbe anche funzionare. Non è detto. Vediamo se ce n'è qualcun altro. Stanno ancora svolazzando, quindi suppongo che se vado in una zona a farmi i fatti miei dovrebbero ritornare giù. Credo di sì. Credo, immagino, suppongo. Potrebbe darsi. Che può dire? Chi può dirlo? Ma una cosa che so è che posso... oilà, questo è bello cicciottello. 1,1 kg. Qui ci facciamo più che un litro di brodo, zii belli. Dovrò fare qualcosa con questa... credo che dovrò fare qualcosa qui. Motivo per cui sono qui a camperare, perché sono sicuro che dovrò fare qualcosa qui. Potrei anche sbagliarmi. Ora, quanto fa freddo? Non troppo. Questo considerato interno? Credo di sì. Gradirei se all'esterno potessi, diciamo... restare. Meno 8. Credo che il vento sia il problema qui. No, ho freddo anche senza il vento. E che cacchio devo fare di più allora, sorella mia? Più vestita di così non so che cosa inventarmi. Perché vorrei leggere un libro. Questo magari. Leggiamoci un'ora, dai. Perché lo voglio fare? Perché così almeno... ovviamo il rischio di claustrofobia, quindi cerchiamo di non perdere troppa salute facendolo, ma leggiamo un libro, stiamo un po' fuori, godiamoci diciamo il nostro rapporto con la natura. È sceso, sono scesi i piccioni, a questo punto ne prendo un altro. Beh, su svolazzarli non li vedo. Per caso c'è un tavolo da crafting qui? Perché se sì, a sto punto mi crafto qui. No, è un tavolo di metallo. Ah, no, c'è, guarda qua, mi crafto una freccia a sto punto. Oddio. Asta di freccia ne ho una sola. Ah. Ah. Vabbè. Una freccia in più, meglio di una freccia in meno, no? No, no. Mi piace dove stai andando a parare. Non mi piace dove stai andando a parare, signora fame. La prego. Beh. Beh. Io ho sempre avuto questa, diciamo... questa attrazione verso gli MRE, non so, è che sembra come aprire un Kinder Sorpresa, aprire un MRE. Ne ho comprati un paio per i fatti miei su Amazon, quelli
Dicono che siano ufficiali, ma secondo me sono di seconda mano, sono tarocchi. Però il fatto di non lo so che cosa sia interessante. Questo al 100%, mentre il mio è danneggiato. Secondo me è questa questione che sembra di aprire un Kinder Sorpresa, sai, con tutte le sorprese, ci sono i cracker, ci sono i cibi in scatola. Guarda qua com'era nascosto. Ci sono delle munizioni dai. Oh, non ci sono munizioni, maledizione. Che cosa la nascondi a fare se non ci sono le munizioni? Maledetto. Maledetto, l'ho nascosto scarico. Sì, dicevo, ci sono i cibi in scatola, c'è di tutto di più dentro un pacco di MR. Ma c'è qualcosa di neanche romantico. Secondo me è la questione mentale che è come aprire un Kinder Sorpreso. È quello che. Meno 10 gradi. È quello che ti colpisce del MR. Non so se ne avete mai spacchettato uno, ma. O magari come per l'appunto aprire un pacco di figurine. Carino. Lo so. Lo so che sono fuori dall'ordinario, ragazzi. Lo so. Non c'è bisogno di dirmelo nei commenti. Lo so che sono strano. Però è una cosa che non capirete finché non l'avrete fatto. Provate. Sono tipo, non so, 30-40 euro l'uno. Che potrebbe sembrare poco, ma effettivamente dovrei dirlo. Sono solo 30-40 euro. È un'esperienza, alla fine, come tutto nella vita, si paga l'esperienza. Ok, il vento ha cambiato direzione. Ma sai cosa? Me lo prendo. Me lo prendo, Team Brooks me lo prendo. Ok. E poi leggiamo anche l'altro. Oh, merda. È sceso perché di nuovo ha cambiato direzione, stupido vento. Ok, qui non fa più freddo. Credo che dormirò nella speranza che per l'appunto parta un'altra giornata di. Sto pensando solo a raccogliere le piume e farmi uno strato isolante, ma alla fine non vedo l'utilizzo. Preferisco il peso ridotto offerto da questi oggetti. Quindi, nonostante la tizia si lamenti sempre per il peso eccessivo, però secondo me è molto più conveniente avere. È congelato, quindi credo che sia migliore l'accetta in questo caso. Madonna. Pong, pong, pong. Anche che senso ha usare l'accetta se alla fine la utilizzi come se fosse un coltello? Sempre a lamentarmi, vero? Tipico. Tipico di me. Allora, raccogli questo. No, lasciare, volevo raccoglierlo. Cibo per i cani polveroso. Dov'è quel piccione? No, quei 2 gradi extra che mi potrebbe offrire la carcassa, lo strato isolante, non credo che alla fine mi servano così tanto. Preferisco il peso ridotto, piuttosto che viaggiare sempre carico. E questo lo trasformerei in un brodino, onestamente, solo che non avendo un pendulo non posso farlo. Non avendo pendola. Cosa posso fare? Questo lo posso abbandonare momentaneamente. Questo posso uscire a leggerlo. Non so quanto faccia freddo adesso. Ok, controvento secondo me non dovrebbe essere problematico. Ok, sono controvento, allora leggiti un'altra oretta. Cosa? Neanche un'ora hai fatto? Ma sei proprio una merdaccia, sei. Sei proprio una merdaccia, sei. Ok, un'ora l'abbiamo fatta nonostante arrivi il congelamento. Il cielo è piuttosto rosso, sono positivo che sia il tramonto. Non lo so, credo che comunque sia anche un Dora, if sintomo. at home, we'll warm up soon. Credo che sia anche un sintomo dell'arrivo di una notte di. Sei un bastardo. Sì. Mi fai sempre sognare, ma alla fine non concludi niente. Oh, poveretto, sta cambiando colore questa carne. Non mi convince più tanto. Però devo bollire dell'acqua, eh. Devo assolutamente bollire dell'acqua. Forse non nella stufetta, ma nel barile là fuori. Potrebbe essere una buona idea. E questo non lo potrò trasformare. Ma c'era una pentola qui, vero? C'era. Dove l'ho vista? No? Stufa di ghisa? Non c'era una pentola qui? Dov'è che l'avevo vista una pentola? Devo essermela sognata. Padella da cucina. 2 padelle da cucina. Scusami, ma se ti metti di impegno, puoi utilizzare anche la padella da cucina per farti un brodo. Ovvio, un pochino più bassa la padella da cucina, ma. Lo dico con la mia esperienza da MasterChef. Chi si adatta si evolve, chi invece è sempre così con la visuale a tunnel non arriva da nessuna parte. Dov'è la mia pentola? Non c'è nessuna pentola, quindi.
Niente proteina, mi sa che il piccione ce lo mangiamo così. Peccato. Peccato, speravo potessimo combinare qualcosa. Com'è il take it? Non prenderò proprio niente invece. Sta zitta. Non prenderò proprio niente. Va bene, andiamo fuori. No, perché nella pentola non posso fare niente in realtà ora. Non avendo farina né nulla. Sì, ho l'olio, ma non avendo farina né altro. Possiamo vedere che cosa posso combinare. Sì, possiamo vedere, ma... Vedete che serve olio e farina. Pasticcio, pasticcio mi serve la farina. Porta di pesche, tutto, tutto farina. Quindi niente da fare. In realtà potrei anche abbandonare l'olio a sto punto. Vediamo se riesco a leggere qualcosina qui. È buio, lo so. Ma magari riesco... Posso leggere al buio. Ok, ancora niente notte d'aurora. Maledizione, che bruciore essere stata persi così, quella notte d'aurora. Che bruciore. Ma è brucia il ghoul. Ok, usa questo. Usiamo questo acciarino per accendere il fuocherello. Anche se in realtà potrei abbandonare quello basso e magari prenderò quello che ho trovato qui. Potrebbe essere in condizioni migliori di quello che, di quei due che ho. Che dici che siamo al calduccio dentro un hangar? Su via. Su via, signorina. Su via. Perfect. Non abbiamo freddo, no? Mettiamo un paio di carbone, almeno sono 600 grammi che ci siamo tolti. E posiziona le patate, vorrei cucinare, ma al contempo vorrei cucinare in realtà il pollo, perché almeno le patate hanno più conservazione. Quindi, che cosa potrei fare nel frattempo? Ah sì, l'acqua mi serve. Mi serve l'acqua a tutti i costi. Ho qualcosa in cui bollire l'acqua? No. Sì, ho i bidoni, ma alla fine... Dovrei portarmi dietro il pentolone. Non è tanto l'ipotermia, sorella della neve, ma dissenteria. Credo sia molto più grave, se posso dire la via. Usiamo la pentolina per farci... Che bello avere la velocità di movimento normale. Normale, non dico neanche elevata. Normale. Ok, acqua. Falla dentro questo. Facciamo mezzo litro per non perdere troppo tempo e poi ci faremo un litro intero, perché sto per perdere salute. Potrei mangiare cibo per cani per compensare, ma non voglio farlo. 76 calorie. Ora, guardate, una cosa che vi volevo far vedere. Vedete, 500 calorie, una cosa che su Miserimod si nota, per l'appunto cucinandola adesso con il mio livello di abilità, 500 calorie dovrebbe essere... Più 15%, quindi in totale dovrebbero essere 575 adesso cucinandola. Vediamo se è così. 518. Allora non è Misery Mode, c'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non quadra allora, zio. Più 15% calorie da ogni alimento cotto. 15%. Quindi se quello mi dà 500, il 15% è 575 in totale, è un 75 di calorie. Perché solo 518? Pensavo fosse una cosa di Misery Mode, che fosse buggata, ma non è Misery Mode allora. È il gioco che è buggato. No? Sto sbagliando qualcosa? Oh, no, perché io mi ricordo che quando cucinavo era effettivamente così. È dall'ultima patch questa che è uscita su Tales from the Far Territory, l'episodio 5, da quando hanno aggiunto Misery Mode, che questa roba non funziona più come prima. Io sono sicuro che fosse così. 15%. Magari mi sbaglio. Magari mi sbaglio e mi ricordo male io. Ma non credo. Non credo. Ah sì, si evapora l'acqua, vaffanculo. No, non evaporare. Lì è evaporata. Qui no. Acqua. Allora fai così, sai? Raccogli e fammi... Posiziona... No, no. No, posizionami una patata. Scusami. Dammi una patata. Siamo 54 minuti. 50 minuti, quindi posso leggere di nuovo questo. In realtà dovrei leggerli fuori. Ok. Ultima ora mi rimane. Acqua. Non so quanto dovrò aspettare, quindi 23 minuti. No, aggiungi combustibile? Sì, ma anche in realtà se metto...
Sì, questo 59 posiziona, mettiamo un'altra patata. Ottimo. Quindi questa la posso leggere fuori. Maledizione, quanto mi brucia se mi perso quella nottata di Aurora? È terribile. È terribile, ma magari possiamo contare sul fatto che arrivi una giornata di nebbia domani. Potrebbe darsi. Anche se non si sa. Patata cotta, acqua potabile. Questo la lasciamo lì. E beh, in realtà potrei fare mezzo litro acqua. Mezzo litro dovrebbe farcela. No, forse no, però vabbè, vai. Ormai va bene così. Ok, ci siamo liberati di 1 chilo di libri. Che va benissimo. Ho sentito delle pernici, dove sono? No, ho sentito delle pernici, sono sicuro. Dove sono? Le sentite? Vedete? Quello è il rumore di una pernice. Non c'è? Me la sono sognata? Ho avuto un'allucinazione? Cacchio sono? So di averla sentita, raga. Me la sono sognata, sul serio? Ah, vabbè. Me la sarò sognata allora. Se lo dici tu. Me la sarò sognata. Beh, 3 litri d'acqua dovrebbero bastarci per aspettare un pochino. Quindi, beviti sti 3 litri d'acqua. Le provviste che stanno finendo in realtà. Sono loro il problema al momento. E dormiamo. Facciamo a turni di 4 ore. Niente Aurora. Sì, ogni tanto capita che arrivi per un paio d'ore a fine giornata, ma nulla di più. Niente rischio di insonnia. Cristo santo. Cosa dovrei fare io adesso? Beh, questa è una nebbia, eh. Questa è una nebbia, magari potremmo lavorarci un po' su e farla diventare una nebbia ventosa, che dici? Bene, dormiamo un altro paio d'ore. Magari ci va bene. Forse potrei cambiare uno dei miei vestiti qua. Doppio petto da marinaio con questo. Che vi ripeto, pesa solo 1 chilo. 1 chilo fa la differenza, secondo me. Vabbè, tu dormi un paio d'ore intanto. Sperando che arrivi per l'appunto una giornata di nebbia. Niente giornata di nebbia. Porco schifo. Porco schifo. Vuoi farmela pesare così tanto adesso mi hai perso quella nottata di Aurora, eh? Poi ci tieni a farmi sentire male. Bastardo maledetto. E che non ho più pallida idea di dove andare, se no, eh. Se sapessi quale fosse il primo obiettivo. Magari non è neanche questo il primo obiettivo, ma. Capisci che comunque è una zona sopraelevata che mi permette di raggiungere tutte le altre zone in ogni circostanza, facendo una discesa un po' più pericolante. Ah, ma questi sono due lupi morti. Sono già passato di là. Mentre, sapete, il combattimento che ho avuto contro i Timberwolf nelle puntate precedenti. Perdi in cibacco. Sì, vi ripeto, essendo qui una posizione centrale, hai tutto il vantaggio che basta scendere e raggiungi subito la prossima destinazione, la prossima meta. Ma io non ho più pallida idea di quale sia la prima meta, quindi non posso scendere da qui. Mi conviene di gran lunga aspettare qui che arrivi qualcosa, che si faccia sentire l'Aurora o qualcuno, qualcosa. Nulla. A questo punto, per davvero, per dormire 10 ore. Mi mangio questa, mi prendo gli antibiotici. Ce li ho gli antibiotici? Mi prendo gli antibiotici, me ne sbatto totalmente. Me la mangio, mi prendo gli antibiotici, dormo 10 ore. E vediamo che cosa capita. Ma allora mi prendi per il culo? Doveva esserci un'intossicazione alimentare. Ho mangiato letteralmente una roba in cattivo stato. Lo volevo l'intossicazione alimentare. La volevo. Per una volta. Non è che avevo visto l'acciarino, scusami. No, avevo visto un acciarino. Me lo sono sognato? Oh, buon Dio. Vediamo quanto mi costa riparare questo abito. Vi ripeto, questo chilo in meno mi ispira. Ok, avrò 1 grado in meno, ma avere 1 chilo in meno I wonder if I can drop any of this gear. fa la sua differenza.
munizioni, salire 3 panni per ripararlo. E sei un carro armato. Cristo santo, che sei fatto? Non posso strappare questo tappeto e cucirmelo al mio parca? Non c'è mezzo tessuto. Questo l'ho notato adesso. Ah, perdi in cibacco. Ok. Non saprei, io lo prenderei, sarò onesto. Lo prenderei perché in fondo non fa poi così freddo, quindi. E il chilo in meno mi serve, quindi. Però questo è un oggetto raro, sarebbe una mancanza di rispetto aver trovato un oggetto così raro. Questo è più raro, però. Però va. No, dai. La questione di rispetto, è un oggetto importante, quello non ci si sputa sopra. Quindi, vediamo quanto fa freddo fuori. Cosa dovrò fare per passare il tempo? Nevica. Meno 9 gradi. Io che faccio? Mi gratto le scatole, mi gratto. Faccio la barba nel frattempo. Ah no, non ce l'ho la barba. Almeno avessi la barba, fossi Mackenzie. Neanche quello. Nella macchina fa freddo? Davvero, posso aspettare nella macchina, almeno mi tolgo la claustrofobia. Fa freddo. Meno 1 grado. Meno 1 grado, quindi sì, il grado fa la differenza apparentemente. Passa il tempo 6 ore. La bufera? La bufera. Una bufera. Ok, esci. Vai a dormire al volo là dentro allora, se c'è la bufera. Sperando che stanotte magari mi dia il contentino. Una notte d'aurora. Perché sennò devo scendere a cacciare qualcosa e non mi va. Onestamente non mi va di scendere a cacciare qualcosina. Nulla. Perché non è ancora notte. Okay. Passa il tempo. È già finita la notte d'aurora? Non lo so. Sembrerebbe di sì, ma al contempo continuo a sentire qualcosina. Allora, no. Passa il tempo. Hai fame? Aspetta. Aspetta. Ok, forse posso dormire un'oretta. Qualcosa in più. Ti prego, dammi una notte d'aurora. Ti prego. Ti prego. Che merdaccia. Che merdaccia che sei, oh. Vabbè, apposta me lo fa pesare l'essere preso quella notte. Me lo fa proprio pesare. Si diverte il bastardo. Me lo proprio... Ti picchierei, guarda. Ti picchierei. Pezzo di... Ti picchierei proprio. Maledetto, maleducato. E proprio farmi pesare quella roba lì, l'essere preso quella notte d'aurora, no. Non ci sta per niente. Dovresti dare qualcos'altro in cambio. Maledizione. Niente, sento solo le porte scricchiolare. E non si sente nulla. Non so neanche quale sia la probabilità di notte d'aurora, però almeno in Tales from the Far Territory pensavo fosse un po' più elevata. Invece niente. Invece niente, ti attacchi al piripippo. Sono contro vento, ben 0 gradi. Ok. Ora passa il tempo. Ok, inizia a far freddo. Quanto fa? Meno 6 gradi. Andiamo contro vento ancora di più. Andiamo di nuovo contro vento allora. Ottimo. Passa il tempo. Solo perché sono un pochino bagnato, vedete che sono sceso in negativo. Adesso sto perdendo temperature. Niente, niente inverno. Maledizione. Ah. Beh, posso ancora camperare un giorno qui, Ho abbastanza provviste per un giorno e... Speriamo che cambi qualcosa in questo giorno. Anche di più di un giorno, in realtà. Questo olio forse lo lascio. Tanto ne troverò altro. Mangiati questo, allora. Beccati l'intossicazione mentale, magari possiamo dormire 10 ore. In realtà vorrei poter dormire 10 ore. Niente intossicazione mentale. Sei proprio un maledetto. Sei proprio un maledetto rispettoso. Io gli puttana. Raccogli sta freccia. Sei triste non avere un'asta di freccia. Me ne potrei craftare tutte adesso e avere comunque delle armi secondarie. Non primarie, secondarie. Secondarie contro i lupi, ma non ho questa fortuna, sfortunatamente. Non ce l'ebbi. Quindi dormi un altro paio d'ore. E non posso fare neanche altro per bruciare calorie, no? Per stancarmi.
Posso arrampicarmi su quella corda e stare in scalata, è vero. Posso arrampicarmi su quella corda e stare in scalata. Giusto per perdere un po' di stamina. E poi dormire 10 ore al coperto. Sì, alla fine. Non ci conto neanche nella giornata di nebbia. Non l'ho vista tutto questo tempo che sono passato di qua. Non credo che la vedrò neanche dopo. Ok, questa è la canzone dell'alba che sta arrivando. Sta nevicando molto forte. Questo si nota. E di cervi nei paraggi non ne ho visti. Perché a sto punto veramente andrei a cacciare un cervo per avere delle provviste. Ma è troppo nebbioso. Non è neanche nebbioso, ma c'è questa cavolo di tempesta, ma ti copre di tanto la vista. Consumiamo un po' di energia giusto per dormire, sai. Ok. Dai, che ce l'abbiamo fatta. Credi in te, ragazzo. Ottimo. Come mai quella stazione è barricata? Non riesco a vederne il motivo. Chi è il cretino che barri? Ho paura. Sembra un gioco horror. Sapete La Cosa? Non so se avete mai visto il film di... del 78 o dell'82. La Cosa. Sembra di essere dispersi in uno di quei... di quelle stazioni. Allora, appunto, mi pare fosse una stazione meteorologica, tra l'altro. Stazione di ricercatori. Immaginate di essere dispersi lì con una creatura del genere che... si mangia tutti i vostri amici. E noi non abbiamo la possibilità di farci un lanciafiamme. Immaginatevi potersi fare un lanciafiamme su The Long Dark. Epico. Epico, ti cuoci tutti i lupi. Quanto fa freddo qua dentro? Ok, aspettiamo un attimo. Ok, si è calmato di nuovo il tempo, ma... non è una giornata di... non è una giornata di nebbia. Ok, allora dormiamo, visto che non fa troppo freddo. No, no, dormi. Dormi direttamente a intervalli di 3 ore. Giusto per tenere d'occhio eventuali cambiamenti. Nella macchina non c'è claustrofobia, non vi dovete preoccupare. Ok, non è cambiato niente. Allora passa, dormi ancora 3 ore. No, no, dormi, ho detto. 3 ore. Tanto abbiamo l'MRE da bere, da mangiare, quindi abbiamo un po' di provviste. Mal che vada, scendo dalla montagna e caccio qualcosina. Un cervo, qualcosa. Qualcosa dovrò pur fare. Un peccato utilizzarli così. 1750 calorie per 50, per mezzo chilo. È un peccato, ma mi tocca. Ho già finito di nuovo l'acqua. Di nuovo. Di nuovo. Passa il tempo. Speriamo che arrivi qualcosa. Un'altra bufera. Maledizione, oh. Proprio nulla, nulla. Solo bufere, vento e quelle cagate qua, ma... niente di utile. Che bastardo. Essermi perso quella notte proprio mi sta costando un botto. Solo per una maledetta notte, oh. Per una maledetta notte mi sta costando tutto. Dai, cacchio, dammi una notte d'aurora. Per la Madonna. Che bastardo. Che bastardo. Mi vuol punire. Mi vuol punire a tutti i costi. Stupido gioco. Stupido gioco. Per davvero. Proprio stupido gioco bastardo. C'è ancora la bufera per caso? Dormi 2 ore. Dormi 2 orette e vediamo se cambia qualcosa. Niente, niente, oh, lo fa apposta. Eh no, a sto punto sono convinto che lo faccia apposta. Proprio per punirmi. C'è di nuovo una bufera, quindi non posso neanche uscire a cacciare, no? Forse almeno il tempo tranquillo. Ma neanche quello posso fare. Bene, andiamo a passare il tempo dentro la macchina. Dovrei in realtà bollire dell'acqua. In realtà. Sì, facciamo così. Bolliamo dell'acqua, visto che siamo qui. E poi scenderemo dalla montagna a cacciare qualcosina. Cos'altro vuoi fare a sto punto? Attendendo l'aurora, questo dobbiamo fare, perché questa è la regione per la missione, quindi... se non arriva l'aurora, non c'è poco altro che possiamo fare.
Accendi il fuoco. In realtà possiamo utilizzare anche la lena di recupero, ma l'unica sfiga è che la probabilità è più bassa. Ma utilizziamolo, perché no? L'acciarino inoltre rispetto ai fiammiferi normali, quelli bassi di cartone, dà il 10% in più di probabilità di accendere il fuoco, mentre quegli altri un po' più avanzati è un 65%, in ogni caso. Quelli più avanzati dà un 5%. No, proprio anche quelli di legno, dà un 10% in più anche a quelli di legno, quindi un 15% rispetto a quelli normali. Che comunque è qualcosa di serio, eh? Sì, 10% rispetto a quelli normali e 15% rispetto a quelli di cartone. Secondo me è un ottimo scambio. Infatti l'acciarino è un oggetto considerato tesoro, tra virgolette, che Come on, little non è fire. così Come on. comune. Muta, 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 che questo si viene preso, si prende in soggezione, non si accende poi. Muta. Ok. Oh, yeah. Aggiungi That's better. combustibile, ok. Neve, posiziona. Anche qua fammi questo. Eccoli qua e fammi un litro. Anche qua acqua, fammi anche qua un litro. Qui invece lasceremo questo. Lascia tutto. Nascondiamolo qua così non la bevo neanche per sbaglio. L'ho già bevuta per errore. Tales from the Fire lì in Misery Mod. È stato un grosso grasso errore. Quanto fa freddo qui? Meno 16 gradi qua dentro? Addirittura. Bene. Non posso stare neanche dentro la macchina. Vabbè, finché non mi arriva il debuff di claustrofobia, sono tranquillo. Non mi preoccupo. Ma cosa posso fare nel frattempo? Sicuramente raccogliere queste ghiande. Perché no? Tempo che si scioglie la neve e diventa acqua. Ok? Acqua non potabile, posso farne ancora uno. E non appena si deciderà a smettere di bufereggiare, potrò farmi un giretto giù nella valle alla caccia di cervi. Ok? E di nuovo, acqua. Una cosa che possiamo fare, sfortunatamente però non abbiamo il martello, è macinare queste ghiande in qualcosa di... in polvere. E così ci facciamo un caffè molto migliore del caffè che abbiamo. La sfiga è che per l'appunto non abbiamo un martello. E serve per forza un martello, eh. Quindi senza martello non possiamo fare nient'altro. Fammi vedere. Serve per forza un martello. Non puoi fare con altri oggetti, perché comunque il manico del coltello, per esempio, non lo puoi utilizzare. Sacco a pelo, rapapero, dov'è? E dormi un'oretta. Dormi un'oretta e dovremo avere 4 litri d'acqua, così. Per me, più che sufficiente, 4 litri d'acqua, per aspettare un altro pro. Solo che vedo che sta bufera vuole durare abbastanza a lungo, non vuole proprio fermarsi. Potabile, acqua potabile. Cuoci. Non saprei che cosa cuocere in realtà. Facciamo queste. Cuoci. Anche qui serve un po' di... C'è una bardana? Ah sì, perché no? C'è una bardana e nel frattempo raccogliamo altre ghiande commestibili. 10 minuti. Potremmo cucinare tutto il caffè in realtà, perché comunque ho bevuto una bella scorta di caffè. Quindi facciamo anche un caffè a sto punto, qualche caffè, giusto per avere la riserva per le emergenze. E possiamo fare un altro litro d'acqua a sto punto. Ok, sento che la bufera finalmente si è fermata. Si sta fermando, non si è ancora fermata. Barattolo di caffè, 7 minuti per terminare. 20. Ottimo. E acqua. Un litro. Oh, dai, bastardo, adesso mi arrivi. Adesso mi arrivi. Sei uno schifoso, sei. Dov'è? Ecco qua. No? Dove? Di là? Dove? Di là? Ok? È vicinissimo! Oh, maledizione! È lì nella vallata? No? Adesso mi arrivi, sei proprio un suino, sei. Cazzarola! Durerà pochissimo sta notte d'aurora. Perché una notte d'aurora praticamente all'alba è arrivata. Bastinco che non sei altro. Poi dovrò rifarmi tutto il giro per ritornare sulla montagna. Dai, non perdere tempo, per cortesia. Su, via. Ce la puoi fare. Non posso passare, c'è un muro invisibile.
C'è un muro invisibile, non posso passare. Cacchiarola, mi impedisce proprio, Dobbiamo scendere nella vallata. Scendiamo nella vallata, perderò quei litri d'acqua, ma troverò qualcosa. Combinerò qualcosa, non importa. Abbiamo la strada. Vai, 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 vai. Cerca ciò che resta della squadra di Rudiger. Nuovo obiettivo. Sono morti, c'ho scritto. Abbiamo trovato la nota. C'è un cerca ciò che resta della squadra di Rudiger. Dov'è? Di là? Fanculo. Che faccio? Non ho tempo per temporeggiare. Per farmi tutto il giro, no? Sul ponte. Dai, cacchio. Spero che ci sono dei lupi. Spero che siano ancora un po' passivi, visto che gli ho sterminato metà famiglia nella puntata precedente. Ma che cacchio è? Ok. Vicinissimo. Ok. Dai, che ce la posso fare. Dimmi che è un bunker. No, è di qua. Oh cacchio, i lupi sono... Mi hanno visto. Dai, no, 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 per favore. Dove cacchio è? Dove? Eccolo qua. Rileva scorta. Va bene, va bene, va bene. Ora possiamo combattere. Cos'è? Oh cacchiarola. Pezzo maledetto. Qualcun altro? Vediamo che cosa c'è qua dentro. No, no, no. Maledetto, l'ho mancato. Ma perché non spari? Ma porca mannaggia a te, a tua sorella. Ci metto un'ora a sparare. Come l'ho mancato? Stanno barando questi tizi. Stanno barando, ve lo dico io. Oh, cacchiaro. Ok. Sono scappati? Credo di sì. Non lo so. Va bene, che cosa c'è qua dentro? Vai a cacare, vai a cacare. Ma vai a... Vai via, va. Pensavo qualcosa di interessante, le munizioni, qualcosa di interessante mi devi dare, non queste cagatine qua. Scusami. Sono ste cagatine. Fammi vedere, dammi di nuovo. C'è qualcos'altro che ha indicato? No. C'è un'altra scatola di provviste. Credo che siano in panico, Facciamo un giro intorno alla montagna e qualcosa comparirà. Porca mannaggia a te, a tua zia. Pensavo fosse qualcosa di interessante, no? Un bunker sarebbe stato l'ideale, proprio. Cristo santo. Ero in panico perché comunque avevo finalmente ritrovato quella stupida... scorta. Ma in realtà pensavo fosse un bunker. Sarò onesto. Speravo più che altro che fosse un bunker. Non pensavo, però. Come al solito le aspettative, quando sono alte, rimangono sempre deluse. Guarda che ne avevo bisogno di un bunker. Ma ora come ora devo cercare un'altra traccia della squadra di Rudiger. Chissà dove la troverò, perché la mia radiolina non sta partendo. Sì, lui mi indica una zona, ma non andrò a cercare... Non andrò a cercare questa stupida scatoletta qua che mi indica il cretino con altre scorte, quindi bengala per combattere altri Timberwolf. Non vedo il fine. Non vedo il fine di farlo. Quelli sono lupi normali. Oh cacchiarola. Credo che qui finirò di nuovo nella grotta dove ho fatto il giro. Questo è il ponte che avevo fatto, che avevo scelto ai tempi. Credo di sì. Ho rifatto il giro di nuovo intorno al ponte. Oh buon Dio, sì. Lo ricordo che c'erano i lupi. Ok, sì. L'ho già fatto. Cacchiarola. Vuol caricare? Credo di sì. Questa è una carica. Questa è una carica. Non è uno semplice inseguimento. Ah no, uno stalking. Ok. Prendiamo l'arco. Io ho notato che quest'arco, a parte che ha meno swing, è anche più potente. Molto più male. Mi spiace aver sprecato 5 colpi ora. Questo è un maledetto. Questo non è partito, quindi ci converrebbe fare il giro dall'altra parte della montagna. Prima che finisca la notte. Anche se ho poche speranze, sarò onesto. Ho poche speranze di raggiungere il prossimo punto prima che arrivi la notte. Perché ormai la notte d'aurora è finita. L'alba è qui. Guardate l'orologio. Terribile, terribile situazione. Mi ritrovo di nuovo allo stesso punto. Quello serve per fare l'arco, ma quello per le punte di freccia, per le aste di freccia, quando pensi di darmelo?
Senti, però ho eliminato un branco di lupi grigi. Tu non dovresti fare tanto lo spavaldo, perché se ho eliminato una banda di lupi grigi, cosa ti fa pensare che non abbia problemi ad eliminare anche te? E non mi stava indicando prima un blu. Adesso non me lo indichi più. Adesso non me lo indica più il blu. Maledetto lupo da 4 soldi. E modalità caccia? Di nuovo! Ne ho appena cacciati, ma che cacchio? Quel lupo ancora che mi vuol seguire? Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Sì, ce l'ha ancora con me. Coso? 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 Non rompere. No, scappa via con la mia freccia. Bastardo maledetto. Un altro branco di lupi. Guarda che quello ancora lì. Che vuole la sua fetta. Vuole la sua fetta il ragazzo. Non li ho spaventati chissà cosa, eh. Meglio se uso il revolver. No, fermo ragazzo, fermo. Maledetto. Abbiamo circondato. Credo che sia finita la notte di... No, risolve ancora, risponde ancora. Senti, coso, non rompere, su via. Premerò pure, ma guarda, non mi faccio troppi problemi a spararti. Sto correndo nella direzione opposta, nella speranza per l'appunto di trovare qualcosina. Coso? Bastardo? Ah, ma sono scarico! Ma che cacchio! Come lacerazione, tra l'altro. Vabbè, per fortuna mi ha danneggiato i vestiti. È quel che conta. Ancora arrabbiato. Coso? Vada! Non rompere. Ok, credo sia finita. Credo sia finita perché credo che sia morto il loro compadre. Non ha fatto rumori. La radio avrebbe fatto rumori se ci fosse stato qualcosa di interessante da vedere. Ma non ne ha fatti. Quindi mi sa che non c'è niente. Non c'è niente nei paraggi. Si sono scappati dai lupi. Penso che sia stato il lupo grigio di prima. Mangerei un albero? Per lamentarti tu? No, non sembra più rispondere nulla in realtà. O perché è finita la notte d'aurora e quindi il segnale manca. Ah, cacchio. Credo che in realtà dovrei ucciderlo quel... Uno di loro è scappato con la mia freccia, quindi l'arco è diventato inutile. Però non posso ritornare a raccoglierla, l'ho dovuta lasciare. Beh, è stato il panico, anche lì. I lupi Timberwolf sono molto più imprevedibili rispetto ai lupi normali. Ciò mi mette molto a disagio. È un orso? È un orso, vero? Un orso gigantesco. Onestamente non ci tengo molto a conoscerlo. Potrei farmi un cappotto di orso, ma anche qui. Non vedo la necessità. L'urgenza, intendo. Credo che non risponda più, perciò credo che tornerò alla casa con il tetto. Perché comunque la strada verso la montagna è troppo grande. Dovremmo aspettare di nuovo. Dovremmo aspettare di nuovo una notte di... Sì, si è spento. Dovremmo aspettare di nuovo una notte di aurora per poter combinare qualcosina. Maledizione. E comunque è strano che quella lacerazione non mi abbia causato sanguinamenti. Strano e utile comunque. Perché poteva veramente fregarmi. Darmi un sanguinamento e farmi utilizzare sia le bende che l'antisettico naturale che ho, quello di Vitalba. Vabbè, ci è andata bene. 1 su 2. Che barba. È partita tardi questa notte di aurora, sfortunatamente. Poteva partire un po' meglio. Poteva essere una giornata di nebbia, l'avrei preferita, nonostante l'insonnia. No, ormai ci dobbiamo tenere questo. Maledetti lupi di Timberwolf non è che si mettono a cacciarti, no? Per te. I cosi, come si chiamano? I cervi, no no. Vogliono mangiare solo te. Hanno una dieta ricca di essere umano, nient'altro. Radici venose degli esseri umani e soprattutto carotidi. Nient'altro si mangiano sti bastardi. Via. Ok, siamo arrivati al coperto, ragazzi, quindi credo che sia anche il momento ideale per farci un sonnellino di un'ora per salvare la partita e salutarci. Vi ringrazio per tutto, fin qui mi vorrei vedere la prossima puntata di The Long Dark, modalità Tales from the Far Territory. Non dimenticate che siete migliori, vi auguro il meglio. Bella bella.